Care amiche cacciatrici, cari amici cacciatori, buongiorno. Scaduto il tempo per la raccolta firme per il referendum, tra i quali anche il referendum, diciamo così, sulla caccia, contro la caccia, così l'ha chiamato il comitato organizzatore. Stasera riunione della cabina di regia venatoria unitaria nazionale. Come tutti i temi importanti, e questo ovviamente è importantissimo, è il tema che oggi abbiamo sul tavolo, è la priorità che dovrà affrontare la cabina di regia. Stiamo seguendo attentamente tutte le fasi, così come abbiamo seguito la fase di raccolta. Adesso c'è la fase di verifica da parte dell'ufficio centrale costituito presso la Corte di Cassazione, con i nostri consulenti di diritto costituzionale, con i consulenti della cabina di regia. Seguiamo con attenzione, abbiamo già presentato una prima memoria all'ufficio centrale, ne presenteremo delle altre per contribuire ad aiutare ad una verifica puntuale che sempre con molta attenzione l'ufficio centrale e la Corte di Cassazione hanno fatto sulla raccolta firma referendaria negli anni. Quindi seguiremo con molta attenzione. Qualora l'ufficio centrale dovesse dichiarare raggiunte le 500.000 firme, vedremo nei tempi e nei modi dovuti, allora subentrerà la fase di esame dei quesiti referendari da parte della Corte Costituzionale e anche lì siamo pronti a presentare le nostre memorie e a seguire con attenzione tutto il procedimento e a rappresentare le nostre ragioni e i nostri ragionamenti, non soltanto ovviamente di parte, ma con valenza giuridico-costituzionale. Terza fase, sempre qualora dovesse poi la Corte Costituzionale dichiararli ammissibili, allora si entrerà nella fase della propaganda e quindi andremo a vedere come unitariamente, come tutte le associazioni, come tutti i cacciatori insieme, rappresentare al popolo italiano come stanno veramente le cose al di là delle ricostruzioni un po' fantasiose e diciamo così, un po' suscitanti emozioni che vengono fatte. Quindi vi assicuro che già da stasera, come fatto nei mesi scorsi, come fatto per tutti i temi importanti in questi anni, la cabina di regia unitaria del mondo venatorio, Federcaccia, è sul pezzo e seguirà attentamente tutte queste varie fasi. Oggi è anche San Uberto. Prima degli auguri, una notizia che io la saluto bella. Di questi giorni la condanna di un gruppo di 11 animalisti che sono nel nord Italia. Hanno arrecato un forte disturbo a dei cacciatori durante l'esercizio dell'attività venatoria, in modo giudicato appunto dall'autorità giudiziaria, non consono al vivere civile e alle leggi italiane. Salutiamo con soddisfazione questa pronuncia di condanna nei confronti di queste persone. Un invito, smettiamola di pubblicizzare su Facebook o su altri canali, diciamo così, carnieri improbabili realizzati da qualcuno. Le foto non rendono giustizia, le immagini non rendono giustizia né ai fatti, né all'immagine, né alla nostra passione, né all'etica venatoria. Comunichiamo correttamente la nostra passione affinché non si presti a speculazioni di parte. Dicevo, Sant'Uberto, auguri a tutti i cacciatori.